Cari amici, siamo questa sera qui in comune di Nimis, osteria di Ramandolo, ne parliamo con la titolare Ilenia, perché in questo locale non si serve il prosecco e tutti ci chiediamo perché e siamo andati alla fonte per capirlo. Per quale motivo, Ilenia? Beh, buonasera, abbiamo fatto una scelta non certo campanilistica, perché la gran parte della zona DOC del Prosecco non si trova in Veneto, ma si trova bensì nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto una scelta un po' drastica, se volete, ma abbiamo deciso di comunicare gli spumanti fatti in altro modo, che sono il metodo classico rifermentato in bottiglia, che secondo noi sono più validi. È una questione di gusto, non è certo una questione di guerra tra regioni, assolutamente, come qualcuno ha detto. Beh, noi per esempio abbiamo tanti spumanti in metodo classico a base addirittura di Verduzzo, fatto qua in paese, di Ribolla Gialla, di Terrano, di Malvasia, di Schiaglin, di Ucelut, quindi tutti vitigni molto particolari e unici della nostra regione, che sono sicuramente una cosa diversa, appunto. Diverso, e questo è il termine corretto. Il prosecco purtroppo negli ultimi anni, o grazie a Dio, a loro, a chi lo fa, è diventato super trendy, è diventato un grandissimo business e purtroppo, secondo me, si è un po' standardizzato. E quello che mi piacerebbe, che anche chi produce prosecco, piuttosto che arrabbiarsi e basta, perché posso capire che la provocazione locale del prosecchizzato sia una cosa che dà fastidio a chi fa prosecco, però vorrei che cogliessero questa provocazione come un'opportunità per migliorare la qualità media generale, non solo di qualche crew, piuttosto che trincerarsi dietro un'etichetta alla fine prosecco, nella quale l'utente finale, il consumatore finale, però non capisce qual è la differenza tra prosecco DOC, Valdobbiadene superiore di OCG, col fondo, millesimato. Ci sono tante cose scritte nel mondo del prosecco, però è tutto prosecco. Ma ci sarà ben una differenza tra un asolo e un prosecco DOC? Ilenia, ancora una cosa, quello che oggi ha dato molto scalpore, è parso subito in vista, soprattutto in internet, nel web, dove le notizie corrono veloci, è anche questo logo che è stato pubblicato. Che cosa rappresenta e che cosa volevate dire con questo? Ma il logo mi è stato regalato da un nostro collega di Milano, quindi noi è già un anno che abbiamo dichiarato di non avere prosecco, perché abbiamo deciso di optare per gli spumanti fatti in un'altra maniera, quindi col metodo classico, un po' più caratteristici del nostro territorio, della nostra regione. Poi abbiamo questa amicizia con un nostro collega friulano che ha un locale a Milano, e a Natale mi ha detto: ah, ti ho fatto un regalo, un mio amico ha sviluppato questo logo. Ho detto: oh, va bene, lo pubblichiamo insieme. Quel giorno, va bene, io l'ho rifatto, semplicemente ripubblicato una cosa che avevo già scritto, penso in febbraio di quest'anno, quindi già da quasi un anno. Va bene, allora amici, continuate a seguirci, noi intanto brindiamo. Salute.